Amici e amici appassionati di moto e di moto mondiale, siamo al Nido. Che cos'è? No, però è un bastardo. Fiera dell'occhiale, io sono uno alla Model, Dovi anche, ciao Dovi. Si vede. Partiamo dai test della Thailandia che io ho seguito da 20.000 km di distanza. Quindi da 20.000 km di distanza l'unica cosa che ho capito è che la Honda va fortissimo. Tutto il resto faccio fatica a capire. Si capiva anche così, da così lontano. Secondo me sì, però... Sì, è vero, anche Zarco. Però anche noi siamo stati particolarmente veloci, ma i test della Thailandia, fare una considerazione dei test della Thailandia nonostante fossi là, non ci ho capito, era difficile anche per te? No, perché ci sono tanti motivi, pista nuova, c'è chi riesce ad adattarsi più velocemente, chi no, però magari un weekend gara diverso, tantissimo caldo, mi sono venute delle bolle che nelle mani che non mi erano mai venute, molto più che in Malesia, temperatura più alta della Malesia, però era più facile perché c'era molto meno umidità, però il caldo c'era. Le gomme, Michelin ha portato delle gomme che pensava fossero sufficientemente buone, ma invece abbiamo scoperto che non avrebbero potuto fare la gara. La quantità massima delle gomme che avevamo, quindi poi hanno aggiunto altre gomme per fare dei test più dure, che avevano molto meno grip, per avere feedback più giusto per la gara in Thailandia che faremo in ottobre. E però alcuni non le hanno usate, o chi ci ha fatto solo un'uscita, e quindi si sono visti i tot tempi del test, ma che non c'entrano niente perché tanto non sono quelle le gomme, si girerà più piano. C'è invece chi ci è andato molto forte anche con le gomme con poco grip, tipo le Honda. Noi siamo andati abbastanza forte anche noi, quindi sono test che bisogna prendere con le pinze. Senti, di Yamaha tu ci hai capito qualcosa? Ah no, assolutamente. Poi la mia esperienza mi dice che da fuori non si capisce mai niente. Sicuramente non sono a posto, perché quando fai questi alti e bassi è una conferma, è una dimostrazione che non sono sereni, non hanno la situazione sotto controllo al 100%. Però è anche strano da valutare, perché Zarco è vero, qua ci sono anche passato io. Quando sei in un team satellite, sei in un team ufficiale, il lavoro è completamente diverso. Quando sei in un team ufficiale devi lavorare e devi fare le prove per capire il più possibile quello che provi, e questo vuol dire che hai bisogno di usare delle gomme per fare le prove, non per fare i tempi, e quindi cambia totalmente. Quindi vuol dire che in un team satellite è un pochino più facile fare i tempi durante i test? Ma più che fare i tempi è più facile tutto, cioè è logico che è meglio essere in un team ufficiale, perché nella MotoGP di oggi, che devi sviluppare continuamente, devi cucirti la moto, hai bisogno di una casa che ti segue e cerca di darti quello che hai bisogno, però i giorni sono sempre pochi di test, le ore a disposizione, le energie fisiche nei 3 giorni sono limitate, è molto complicato, e lì fa la differenza chi sa gestirsi e chi lavora bene. Però diciamo che nella prestazione di Zarco, secondo me, c'è anche questo aspetto qui. Nulla togliere a Zarco, perché sta facendo certo, per carità, paura, perché quando deve fare i tempi li fa, quando deve fare il passo lo fa, quando deve mettere le gomme dure va forte, e quindi non è facile capire la situazione di Yamaha. Invece parliamo dei prossimi test in Qatar, 1, 2, 3 marzo. Allora, secondo me l'1 marzo servirà come ultimo giorno di test, 2-3 si preparerà già la gara, questa è la mia valutazione. Questo è il test perfetto che tutti vorrebbero fare, cosa che magari certi piloti, certi team hanno questa mentalità, ma quando poi parti per fare i test ci vengono fuori dei problemi inaspettati, ci devi andare dietro, perdi tempo. E poi quest'anno purtroppo è stato fatto una gran cavolata, perché alla Safety Commission, che si parla, che è sempre molto produttiva, si parla di migliorare certi piccoli aspetti, certi piloti hanno spinto troppo nella direzione di anticipare la gara degli altri anni, e quest'anno si correrà alle 7 invece che alle 9. È stata un po' esagerata la cosa. Andava bene anticiparlo, perché anche l'anno scorso c'è stato il problema dell'umidità, ma però alle 7 ha complicato tutti i turni di prove. Perché adesso bisogna fare metà di giorno e metà di sera. Non ha assolutamente senso per nessuno. Le ore di test sono più lunghe, non hanno senso, ma soprattutto le gomme non possono andare bene di giorno, che fa tanto caldo, e di sera, che viene giù tanta umidità.
Quindi sarà sia un test che un weekend gara. Una variabile in più, quindi sul una variabile in più uguale per tutti, quindi va bene, però non ha senso, difficile da gestire, dobbiamo capire anche, per esempio, per entrare nella top 10, se si gira più forte di giorno, di sera, bisogna vedere che vento trovi. Magari il turno 3 non ci sono le condizioni per migliorare, cioè è un po' una situazione non simpatica, diciamo. Va bene, però insomma nei test cominceremo a capirci qualcosa di più dei valori in campo o no? Secondo me qualcosina in più sì, niente di completo, qualcosina sì, però sappiamo benissimo che il Qatar comunque è una gara abbastanza a sé. È un circuito particolare, siamo nel deserto, un raggio di curve strano, molto lungo. Bisogna partire bene, bisogna incominciare a vincere il Qatar. Però quello non vuol dire che ti dimostra le carte in tavolo. Senti, tra l'altro hai detto una cosa, bisogna partire bene e vincere in Qatar. Ti è spesso sfuggita per qualche decimo la vittoria in Qatar e spesso ho sentito dire mannaggia il Dovi, quella gara lì la doveva vincere a tutti i costi. Immagino che l'hai sentito dire anche tu. E quindi... vuoi che commento questa sì. cosa? Sì, se vuoi sì. Ma se gente ignorante ce n'è tanta e da fuori è facile commentare, e come al solito c'è tanta gente limitata che crede di conoscere e di sapere le cose, e quindi di conseguenza al passato, di certi risultati fatti in passato, si traggono conclusioni così. E quindi il dovizioso ha fatto secondo, quindi un altro avrebbe potuto, soliti ragionamenti. No, non un altro, chiunque altro con quella moto. Chissà. E quindi mi viene da ridere. Ma una volta adesso ti viene da ridere. Una volta mi incazzavo. Ma ero stupido io a incazzarmi su questi aspetti. Beh, naturale, credo. È naturale, ma ero stupido. Perché comunque come in tutti i mondi, come in tutte le cose, bisogna essere dentro per capire. Poi comunque come se avessi fatto sempre secondo e avessi vinto una Ducati. Come per certo, dire certo. Che non bastava essere la migliore, esatto. Ducati al traguardo. Però mi fa ridere. Senti, invece Marquez, io ci penso sempre a come si può battere Marquez e non vedo il modo, ma io faccio un altro mestiere. È un po' così, cioè, lo vedi come un... Tu l'hai battuto 6 volte nel 2017, hai fatto grandissime cose, però alla fine ce l'ha fatta. Lui ce l'ha fatta. Anche stavolta. E lo vedo sempre più forte, è una sensazione mia. No, è la realtà dei fatti, che è la sua età, ha già vinto tutti questi campionati, quello che è riuscito a fare, alzare l'asticella su certi aspetti, recuperare le cadute, caratteristiche che ha lui che altri non hanno. Questa è la realtà, non c'è interpretazione. Chi la vede diversamente è un po' ignorante sul settore. Ma questo non vuol dire che è imbattibile, come nessuna certo. persona al mondo è imbattibile. Come nessun sportivo, certo. L'ho dimostrato solo con il mio anno scorso. Il Dovizioso che ha fatto sempre buoni risultati, ma niente di speciale in MotoGP. C'era secondo in Qatar con quella moto lì. In Qatar, alla fine ha dimostrato che lavorando su certi aspetti è riuscito ad arrivare davanti a piloti che non c'era mai riuscito. Questo vuol dire che tutto è possibile, bisogna continuare a lavorare, crederci, e poi è logico che siamo condizionati da tantissimi altri fattori, ma è una conferma ulteriore che si può arrivare a tutto. Tutto è difficilissimo, ma nessuno è imbattibile. Dove ho letto, siccome non ce l'ho letto, che hai detto che è la miglior Ducati di sempre. No, ma sì, l'ho detto, ma è stata presa un po'... Sempre colpa di giornalisti. È stata presa un po'... è stata interpretata un po' diversamente, nel senso che alla domanda è la miglior Ducati che hai mai provato, sì, certo, beh. Ricordiamo da dove partì. Esatto, ma non vuol dire che avendo la miglior Ducati siamo a posto o è la miglior moto in pista. C'è una bella differenza. Certo. Vuol dire che l'anno scorso abbiamo creato una buona base, abbiamo vinto 6 gare, ci hanno giocato il mondiale, quindi la base c'è. Abbiamo delle nostre caratteristiche, pregi e difetti, ma ci mancano ancora certi aspetti. La moto nuova di quest'anno, nella moto nuova è un po' meglio l'inserimento,
quindi è meglio di quella dell'anno scorso. Quindi la risposta è sì, è la migliore Ducati che ho mai usato, ma non vuol dire che... Te l'aspetti più costante su tutte le piste? O è impossibile dirlo? Credo che possiamo essere un pochettino più veloci dell'anno scorso in generale nel campionato, ma non basta, dobbiamo ancora migliorare certi aspetti. Questo a livello mio, però parlare di campionato adesso è troppo presto. Sì, no, perché con un evento può cambiare tutto, quindi alla fine tutti i pronostici che puoi fare all'inizio campionato non contano niente. E invece parliamo di te, una cosa che a me colpisce moltissimo è la tua serenità, la tua tranquillità. Ma lo dico, cioè, non perché sono stupito che tu sia sereno e tranquillo, però ma voglio dire, con quello che hai fatto scorso, con tutta la pressione che hai, immagino che tu possa avere, come è cambiato Dovizioso pilota e uomo dall'anno scorso, però sei sereno. Sì, perché grazie, perché come ho già detto l'anno scorso, dopo i risultati che abbiamo fatti, che fatto che possono sembrare degli risultati, un exploit che poi ritorni giù, c'è della sostanza e sappiamo perché sono stati fatti, quindi non ho tanti dubbi riuscirò a fare quello l'anno scorso, non lo so neanche io quello, ma del perché ho fatto i risultati l'anno scorso lo so, e sono tasselli che sono stati aggiunti, quindi non sono preoccupato su questo, molto soddisfatto dei risultati fatti l'anno scorso, quindi è un'ulteriore conferma della mia maturità, del continuare a lavorare e riuscire a migliorare certi aspetti anche a 31 anni. E quindi questo mi rende molto sereno e di conseguenza anche nella vita, anzi prima è arrivato nella vita e poi è arrivato nello sport. Sì, vivo molto, molto meglio perché sono più consapevole di certe dinamiche. E invece tutta questa mondanità che hai in più come la vivi? Lo sai che io faccio fatica in queste cose, ma non perché sono nella mia Milano, non perché sono diventato chissà quanto famoso, ma perché io a volte ci si dimentica che, fortunatamente, perché comunque il motomondiale sta diventando sempre più importante, si va in altri, si va, si collega il mio nome o al nome dei piloti in altri mondi, ed è bellissima questa cosa, però noi siamo piloti, ma e noi vogliamo vivere da piloti, hai capito? La gente non capisce tanto questa cosa, perché quando vedi un personaggio che diventa più importante, che viene richiesto, normalmente il pilota normale è scocciato di questa cosa, perché ha voglia di fare, di vivere da pilota, ha voglia di fare il pilota. Cioè, ho la fortuna di poter fare, di vivere come sognavo da piccolo, e mi piace vivere così. Vivere così non vuol dire prendere altre strade, un po' sì. Ma ti togli attenzione? Il punto è quello, che bisogna bilanciarsi bene. Ti togli energia anche proprio? Quello dipende come sei fatto caratterialmente e come approcci tutto quello che devi fare. Quello fa tanta differenza. Però comunque un po' sì, anche se l'approcci bene, comunque non hai i tuoi tempi che con l'esperienza che hai dei tot anni di corse hai capito che è importante avere questo spazio. È importante fare questi tipi di allenamenti, è importante andare a cena con gli amici quella sera perché dici delle cavolate, è importante fare questo. Abbiamo la fortuna di poter fare quello che vogliamo, ma siamo un po' molto condizionati da tanti eventi e tante richieste. E spesso vengono interpretate male dalla gente, che diciamo di no o siamo scocciati. Indubbiamente siamo fortunatissimi, non è lo scocciato non è sentirsi sfortunati a farlo, no, certo, però è per avere, per mantenere i propri spazi, e mano a mano che diventi sempre più grande, ancora più vecchio. Ancora di più hai bisogno dei tuoi spazi per poi alla fine funzionare alla gara, ma la gara è l'ultimo aspetto, cioè tutto quello che c'è prima ti fa arrivare giusto alla gara e fare una bella prestazione. Comunque dove voi sportivi cioè veramente regalate delle emozioni che io faccio fatica a descrivere, e ti dico una cosa che mi è capitata personalmente: ero negli studi di Sky e ho incontrato la Moioli, che è quella che ha vinto la medaglia d'oro di snowboard alle Olimpiadi, e insomma io vivo nello sport, vivo con voi piloti, poi io a vederla con questa medaglia d'oro al collo mi sono emozionato e
le ho stretto la mano, l'ha fatto un milione di volte. Comunque voglio dire, è un aspetto sociale che non so se voi ve ne rendete conto, ma è pazzesco. È stupendo, me ne sono reso conto tantissimo l'anno scorso, perché è esploso Andrea Dovizioso, ma niente di diverso da come era prima, semplicemente vincendo è stato più facile arrivare alla gente, tutto qua, quello che è successo l'anno scorso, secondo me è successo quasi solo questo. E cavolo, quando ti capita di trovare la gente in giro dici wow, ma davvero li ho scossi quel giorno con quella lotta, e quello è uno dei motivi più importanti del perché ci piace fare questo sport. E quando ottieni questi risultati in lotta, che trasmettere alla gente è una delle cose più belle e difficili secondo me nel mondo. Sì, chiudo dicendo che a me colpisce sempre una cosa di te, ma succedeva anche prima, quando non vincevi come hai fatto l'anno scorso. Tu, che sei secondo me il meno ducatista del mondo, hai conquistato tutti i ducatisti. Bello, è una cosa positiva. Sì, sì, no? È vero, perché il ducatista fino ad ducatista oggi è Belis, dai. Esatto, Belis, Fogarty. Cioè, anche non so, Capirossi, ignoranza allo stato puro. Esatto. E con il senso positivo, Il senso positivo, con i denti infilati nella piastra, con le sfiaccole della staff di Belis, della protezione, cioè guida sporco e la moto che si muove. E quindi riuscire ad arrivare ai ducatisti in un modo completamente opposto è ancora più gusto. Grazie Dovi. Ciao. Mido. Occhiali.